Amici di Tenerife, un saluto da Giacomo Guerini, ben trovati alla nona puntata della Tara. Continuiamo a parlare ovviamente dei nostri territori, della nostra regione. Abbiamo parlato molto di lavoro, adesso parliamo anche di impresa, di futuro, di scenari, e lo facciamo con un gradito ospite. Alla mia destra Francesco Macri, buongiorno. Buongiorno a voi. Presidente di Estra, e poi parleremo, capiremo bene cos'è Estra, e come, no, come di consueto, però torna a trovarci una cara amica, Lisa Ciardi della Nazione. Ciao Lisa. Buongiorno, ciao. Allora, intanto Presidente, per chi insomma non avesse capito bene cos'è Estra, perché per esempio io guardo la partita alla televisione o chi va allo stadio, Estra illumina il Franchi. Il Franchi, la Fiorentina, lo vediamo andare a... come dire, in maniera molto, molto pressante. Estra, gas e luce, se non ho capito male, perché sì, questo era lo slogan fino a un po' di tempo fa. Estra è una multi-utility ormai di livello nazionale, nasce dalla fusione di tre vecchie aziende municipali del gas che negli anni 70 hanno contribuito a metanizzare il nostro territorio ad Arezzo, a Prato e a Siena. Poi queste società si sono evolute da consorzi municipali in SPA di livello di ambito provinciale. Nel 2008 nasce il progetto Estra, si compie nel 2010, si fondano queste tre realtà con l'obiettivo appunto di fare una grande utility che si frapponesse tra quelle grandi del nord che già erano nate, per intendersi A2A, Era, Iren e Ascopiave nel nord-est e Acea nel centro-sud. Questa, diciamo, la somma non ha fatto il totale, ha fatto molto di più, perché questa è un'azienda che è cresciuta, è un unicum nel panorama delle utility pubbliche, che in genere sono un pochino più rigide, un pochino più lente e poco capaci di stare nel mercato. Grazie anche a dei buoni dirigenti e dei buoni amministratori, nel tempo è cresciuta soprattutto per linee verticali, cioè acquisendo tante altre aziende in giro per l'Italia, sempre di origine pubblica in larga misura. Oggi siamo anche i primi operatori nelle Marche, sempre su gas e luce, ma siamo un po' come la Torre di Pisa, piantati in Toscana, ma si pende verso il centro-sud, perché nel centro-sud abbiamo trovato terreno più favorevole, dove i giochi non erano ancora fatti, all'indomani del decreto Letta che ha liberalizzato un po' il settore e ha scomposto il mercato, tanti soggetti pubblici hanno pensato di aggregarsi o di vendere. Quindi oggi arriviamo, abbiamo sedi e aziende, perché in molti casi Estra si rappresenta ancora con aziende da poco acquisite. Siamo nelle Marche, in Abruzzo, in Molise, in Campania, in Calabria, in Sicilia, in Puglia di recente abbiamo acquisito l'ATEM di Foggia e di Bari. Quindi siamo cresciuti molto e ora abbiamo altre idee anche per la Toscana. Verrebbe quasi da lanciare l'hashtag Enel stai serena, ma stiamo scherzando. Sì. E invece, Lisa, ti direi, ma insomma, un esempio importante viene dalla Toscana, terra di campanili, insomma l'Unione è riuscita a creare un soggetto nazionale, anche se diciamo è una parte della Toscana, e questa è un po' una cosa particolare, perché poi la Toscana è grande, ma insomma poi neanche tanto. Ecco, a proposito di campanili, io avrei subito una domanda, così entriamo nel vivo. Una delle sfide vostre è quella dell'acqua, no? Quindi riuscire a entrare nella gestione, insomma, rafforzare il settore. Quindi gas, luce e acqua. Non solo. Però, però c'è questa, diciamo, competizione in realtà con Firenze. Si dice, non si dice, però io lo dico. Però, allora, sì, prego, dillo. Lo dico. Sì. Diciamo Estra vorrebbe entrare prima di tutto in Publiacqua, Firenze ha detto sì, rendiamo pubblica l'acqua, facciamo un percorso, però intanto ha confermato Acea ancora per un po' di anni. Però fermati, perché qui dobbiamo un po' spiegare, perché magari complesso. Ci guarda mia mamma e mio babbo che ne sanno il giusto. Allora, ricordiamo che appunto la gestione dell'acqua in Toscana è stata privatizzata, nel senso che ci sono aziende private che gestiscono un servizio pubblico che è quello dell'acqua. Allora, fino a un po' di tempo fa, diciamo, chi governava sta regione diceva, o per esempio Publiacqua diceva, il servizio è pubblico, ma chi lo gestisce può essere un privato, perché l'importante è che chi apre il rubinetto beva l'acqua, sia buona e tutto funzioni. E anzi, veniva detto così, bene, è più dinamico, funziona poi, meglio. Nonostante il referendum che diceva che l'acqua era un bene pubblico, appunto, si diceva questo, il bene è pubblico, il servizio viene gestito da privati. Allora cosa succede adesso? Adesso, siccome insomma tutta questa roba è un po' come la moda, prima vanno pantaloni a zampa elefante, poi vanno stretti, ora si è tornata a dire invece questa gestione dell'acqua deve tornare in mano pubblica, anche da parte per esempio del sindaco Nardella. Ci sono due approcci, chi dice che per tornare in mano pubblica debba tornare di proprietà direttamente del comune di Firenze o dei comuni,
cioè il vecchio acquedotto di Firenze, e che invece pensa ci potrebbero essere delle soluzioni alternative. Se non sbaglio, Marie è uno di quelli che dice ci potrebbero essere delle soluzioni alternative. Ho detto bene? Assolutamente sì. Noi siamo partiti da una, come dire, da una nostra visione industriale. Estra, come dicevo, si è sviluppata molto in senso verticale sull'energia e ci siamo posizionati tra le prime 10, facendo, a differenza degli altri, solo gas e luce, molto gas e poca luce. E insieme ai miei colleghi del CDA, da un anno e mezzo a questa parte, abbiamo lanciato il progetto Multi Utility, cioè un'azienda che soprattutto in Toscana è l'unica per dimensioni, capacità finanziaria e totalmente pubblica, perché è partecipata da 97 comuni toscani e un'altra quarantina marchigiani. Quindi un'azienda interamente partecipata indirettamente dal pubblico, perché i comuni sono dentro quattro holding di partecipazioni. Abbiamo lanciato il progetto Multiutility, cioè sulla base delle richieste di moltissimi sindaci che negli anni, grazie a quelle privatizzazioni di cui faceva riferimento Guerrini, in Toscana ci siamo affidati da 20 anni a società miste, dove il pubblico è presente formalmente in maggioranza, ma di fatto è delegato al partner industriale la gestione dei servizi pubblici. Questo vale nella Toscana meridionale sui rifiuti, sull'ambiente e soprattutto sull'acqua. 20 anni fa, per paura dei grandi investimenti, soprattutto il sindaco Dominici all'epoca e Rutelli a Roma, fecero una sorta, come dire, di patto che poi si evidenziò in un risultato, cioè che la grande utility romana, controllata dall'amministrazione capitolina, da Caltagirone e dal gruppo Suez, di fatto acquisirono gran parte della Toscana. Dopo 20 anni è giusto interrogarci se queste società miste, che non fanno ricadere il PIL di origine pubblica nel territorio, hanno ancora un senso, anche perché c'è una struttura che è in grado di assumersi questo tipo di responsabilità. Noi non crediamo a un ritorno a una gestione pubblica pura, cioè un salto indietro agli anni 90, perché oggi l'acqua non è più come in Sicilia o in Calabria, che si tratta di portarla a casa di qualcuno, ma noi per fortuna siamo a un altro livello. Per noi l'acqua significa depurarla, significa combattere contro le microplastiche, significa fare grandi investimenti in potabilizzatori dove ancora non ci sono. Quindi serve un approccio industriale e noi siamo per un modello totalmente pubblico, ma con un approccio aziendale e industriale, perché sennò si fa un rischioso salto all'indietro. In questo senso ci siamo messi a disposizione dell'intero territorio, compreso Firenze, che sta facendo ragionamento con tutti i sindaci della Toscana nell'ambito delle assemblee regionali, eccetera, per un ritorno alla gestione pubblica. Ora credo che più per esigenze politiche, ecco, si è lanciato il sasso oltre l'ostacolo e si parla addirittura di in-house pubblica. Fermiamo un attimo, diciamo. Marie, perché insomma, Marie dice sostanzialmente, guardate, Estra è una società che magari verrà anche quotata in borsa, poi ne parleremo, ma i cui soci sono tutti comuni, quindi di fatto è una società pubblica. Quindi se Estra prende le quote che sono di Acea all'interno degli della gestione idrica, a quel punto la gestione diventa tutta pubblica. Ma qui Lisa, adesso si arriva un altro problema. Perché Marie dice, Nardella parla con gli altri sindaci della Toscana. Prima Nardella, quando parlava con gli altri sindaci della Toscana, parlava con tutti i sindaci del PD. Ora Nardella si volta e vede che insomma lo scenario è un po' cambiato. Su questo, guarda, devo dire che io percepisco una grande maturità. Ormai le divisioni politiche sulla gestione dei grandi servizi in Toscana non li percepisco. C'è sicuramente delle resistenze, soprattutto dovute al fatto che Acea e Suez nelle varie dinamiche di ambito pongono sempre questioni del tipo se non si proroga aumento le tariffe, non si può fare gli investimenti, però non si può andare oltre un quarto di secolo nella gestione, no? C'è delle concessioni, dei bandi, e noi ci siamo messi a disposizione anche per entrare prima della scadenza, proprio per dare più territorialità e più pubblico, perché vedi, noi non si fa una questione unicamente, soprattutto i sindaci, di pubblico. Oggi il pubblico in Toscana, se organizzato al meglio, può rappresentare una leva per lo sviluppo economico. Pensate che in pochi sanno che le 100 aziende pubbliche che sono in Toscana cubano il 4,7% degli occupati e il 10% degli investimenti annui in questa regione. E noi riteniamo che un cittadino fiorentino, quando paga la bolletta dell'acqua, non debba dare metà del suo contributo all'amministrazione capitolina. Mi dici qual è il senso che su un servizio pubblico in Toscana a Firenze si dia un corrispettivo all'amministrazione capitolina, che è socia al 51%? Estra è in grado di restituire al territorio, come fa, l'intero risultato economico, e è in grado da multi utility anche di compensare e bilanciare, siccome gestisce anche business rilevanti sul mercato,
bilanciare anche il costo delle tariffe, cioè se famiglie e imprese sommano i costi di tutte le tariffe, dall'ambiente all'acqua, alla luce, al gas e a quant'altro. Economia di scala, che, insomma. No, ma è un peso rilevantissimo per famiglie e imprese, che grava convinto, sempre di più. Sì, ma convinto, però secondo me c'è anche davvero un nodo, diciamo, campanilistico, politico. No, guardi, io a Firenze ho proposto anche di entrare in Estra, noi ne siamo aperti, cioè Estra è a disposizione di tutti, il comune di Firenze sta guardando ad Estra e le do anche dimostrazioni. Come un punto di riferimento. Detto così, il comune sta guardando a destra, sembra si parli anche delle prossime elezioni politiche. Però le faccio un esempio, e questo è un grande timore, sull'ambiente c'è una grande scommessa in atto. La Toscana meridionale è finita in cattive mani, a proposito delle cattive privatizzazioni. Sei Toscana, che garantisce anche lo smaltimento dei rifiuti di Firenze, sappiate che avendo rinunciato in questo territorio a fare un termovalorizzatore, è grazie alla provincia di Arezzo in particolare che potete smaltire i rifiuti. E questa è la prima, okay. Poi ci dice la bistecca aspetta. Dicevo, Estra, non avendo esperienza diretta sui rifiuti, si è alleata con Alia per compiere questa avventura che ci auguriamo si compia nel migliore dei modi, cioè Estra sta acquisendo quote di Sei Toscana e sta entrando, a proposito di multiutility, non solo ha espresso la volontà di entrare nel servizio idrico, ma sta già compiendo i primi passi per entrare nel settore ambiente. E lo stiamo facendo con chi? Con la società di proprietà del Comune di Firenze, cioè Alia, un'altra importante azienda pubblica. Quindi la collaborazione con il Comune di Firenze è già iniziata. Ecco, e voi entrando in Publiacqua, se non sbaglio, una cosa un po' tecnica, quindi chiedo... Ora non ci vogliono fare entrare. Però poniamo il caso, poi... C'è un meccanismo per cui voi, diciamo, entrereste poi in tutta la gestione regionale, vari rinnovi, giusto? L'obiettivo è chiaro. Quello vorrebbero loro. Perché lo schema regionale imposto dalla regione, da Rossi, è che alla gara in scadenza di Publiacque sono collegate tutte le altre gare. Cioè chi vince su questo ambito fiorentino sarà il gestore praticamente per gran parte della Toscana. Il punto è che oggi hanno cambiato lo schema e si parla di in-house di azienda pubblica regionale. La cosa che ci sfugge, se si torna a un in-house, è chi mette i soldi, chi fa gli investimenti. Non hanno risorse, i comuni le pretendono le risorse, non le hanno a disposizione. Se si va dietro alle così fantasie grilline di tornare a una gestione anni 90 interamente pubblica, c'è il tema su chi fa gli investimenti, perché non credo che si possa affidarsi alla Cassa Depositi e Prestiti o non lo so a quale entità statale che contribuisca per fare grandi investimenti. Non è più una questione di gestire, è una questione anche di saper, come dire, investire. Se fosse una cosa semplice, tipo delle famiglie finalmente d'accordo per fare un viaggio, da quello che ho capito io, fossi Firenze, direi vabbè, sono Firenze, entro, datemi una quota che rappresenti Firenze in maniera degna e andiamo avanti tutti insieme. Guarda, questo è sul tavolo, questa cosa o no? Assolutamente sì, noi siamo aperti, siamo aperti, siamo già in tanti altri comuni, perché io gli ho rappresentato l'origine di Estra, ma noi operiamo a Grosseto, operiamo su Pistoia, cioè poi al di là delle partecipazioni sociali già abbiamo delle pertinenze importanti, quindi Firenze vorremmo fosse una realtà protagonista dentro Estra, quindi noi siamo una struttura aperta che non vogliamo preservare le rendite politiche o amministrative di nessun territorio. Vogliamo fare una grande azienda che competa nel mercato e che porti risorse e economia in questo territorio. Però ho capito, secondo me Firenze, siamo in Toscana, l'idea di entrare in Estra, io è una mia sensazione, magari sbaglio, gli sembra di andare un po' sotto. Però dobbiamo dire anche un'altra cosa. Firenze ha la forza, i numeri per guidare la politica dei servizi pubblici in tutta la Toscana. Io al sindaco Nardella, a Perra, ho sempre detto fate il capoluogo di regione, conducete voi il gioco. Ma loro cosa hanno detto? Ma c'è molta disponibilità. È chiaro che sono processi complessi e lunghi, però non la banalizzerei. Capisco la battuta. Noi siamo giornalisti, contro Firenze, in questo caso è il riscatto della provincia, perché Estra è una realtà estrema della provincia toscana, quindi capisco, però Firenze può entrare a pieno titolo e con grande dignità nel grande gioco Poi diciamolo, voglio dire, visto che siamo abbastanza campanilisti,
è vero che qua ci sono i territori campanili, meglio stare con gli aretini e senesi che con i romani, no? Se proprio dobbiamo. Assolutamente. Però al di là delle battute importante che non si voglia fare una politica medicea. Esatto. Va bene. Allora di questo la parleremo perché insomma, è stata una grande politica, però insomma gli aretini dopo Campaldino. Ho capito. Allora però detto tutto questo, ha fatto perdere il filo, però c'è un tema perché aprile-maggio si vota a Firenze, no? E quindi il fatto che resti in Ardella al sindaco o cambi l'interlocutore per questa partita, insomma, probabilmente non è secondario, no? Quindi mi immagino che anche Nardella dirà vabbè, ora questa cosa qui ci penserò a maggio eventualmente e comunque. Beh, insomma, però già hanno compiuto un passo importante. Tutti i sindaci nell'assemblea, compreso Nardella che ha guidato questa operazione, hanno affermato che vogliono interrompere questo tipo di gestione e andare verso un sistema interamente pubblico. Questo, diciamo, questo obiettivo potrebbe comprendere, con la giusta elasticità, sicuramente anche un modello extra. Però c'è anche il nodo quando, che non è irrilevante. Mi sembra Firenze tenda un po' a rinviare, o sbaglio? Sì, sicuramente, per come l'hanno impostata, come dire, hanno voluto dare una risposta politica immediata, ma per come sono ora le prospettive, il risultato potrebbe avvenire a lungo termine. Noi, come dire, non abbiamo fretta, però ci siamo. C'è il rischio di perdere qualche partita, però, se andando troppo in là, ma io oppure assolutamente questo processo, sì, invece, assolutamente sì, perché parte. Il processo è complesso. Se non ci si organizza, arriveranno prima o poi le gare, perché quelle sono già prestabilite, e poi, perché l'alternativa extra, se non c'è uno schema differente, non è un'azienda romana, potrebbe essere tedesca, inglese, cioè dobbiamo capire che è un asset da preservare, un'eccellenza da proteggere, ma non in senso protezionistico, ma in senso di valorizzare le nostre eccellenze pubbliche. Quindi l'alternativa potrebbe essere molto peggiore di quella, insomma, osteggiata. Ecco, detto tutto questo, come si opera in Toscana, Mari? Perché ora vabbè, lei dovrà essere un po' diplomatico, perché comunque è presidente di una grande azienda, però appunto terra di campanili, terra che comunque è oggetto di un mutamento politico, perché insomma da un monocolore si è andati, come dire, a un cambio quasi totale delle amministrazioni. C'è una regione che insomma è lì in una fase un po' di stallo, in attesa di capire cosa succederà. Ci sono delle problematiche o invece si riesce a operare? Ma guarda, per quanto ci riguarda, con il nostro attivismo, noi condividiamo spessissimo le grandi strategie con i nostri sindaci di riferimento, dei capoluoghi. Io ho lavorato benissimo con l'ex sindaco di Siena, lavoro benissimo con Biffoni, stra benissimo con il mio sindaco di Arezzo Ghinelli, e devo dire che tra l'altro Ghinelli è il vice in Anci di Biffoni. C'è una grande maturità in senso amministrativo, le divisioni politiche sono più su piani nazionali, su piani regionali, ma sulla concretezza dei problemi da risolvere in questa regione si è acquisita una certa maturità, anche perché la politica non ha più il controllo, diciamo, di certe dinamiche aziendali che crescono proprio in assenza di controllo politico stretto, liberando le energie. Cioè, un'azienda come esta, se fosse estremamente politicizzata, non sarebbe cresciuta così. Cioè, noi per esempio la politica ce l'abbiamo alla giusta distanza, né troppo vicina per, come dire, Perché devi pubblicizzare ogni cosa, né troppo vicina, ogni iniziativa, come dire, per influenzare negativamente, né troppo lontana per non sostenere una realtà come esta. Ecco, a proposito di crescita, si accennava già prima, voi state valutando di entrare in borsa, l'avevate già un po' lanciata a primavera, poi il mercato è andato male, a che punto il mercato in generale, non in loro. Non è che è andato male, il mercato a un certo punto è scomparso. È noi eravamo pronti per andare in borsa, avevamo fatto tutti i compiti, tutti i fondamentali erano a posto, gli advisor schierati, avevamo le più grandi banche d'Europa che ci sostenevano. Poi è successo il 4 marzo un fatto, come dire, importante, che ha determinato un cambio di governo. C'era un quadro europeo molto deteriorato perché i mercati erano, come dire, abbastanza stanchi per i grandi investimenti nella finestra temporale precedente. Siamo arrivati a questo cambio di rotta governativa che ha in qualche modo provocato un attendismo nei mercati, e pensi che nella finestra temporale di nostro riferimento, che era il 9 maggio scorso, c'erano quasi 40 aziende italiane che volevano quotarsi, ma sanissime, magari di 40 se ne sarebbero quotate 30, si sono ritirate tutte, non è un fatto di extra, solo una si è quotata, che è la Itema, che fattura unicamente all'estero.
dopo pochi mesi, nel pieno del governo giallo-verde, ci abbiamo riprovato, o meglio, abbiamo sondato i mercati senza nemmeno rappresentarci come Estra, e i fondi per organizzare solo il pilot fishing, cioè degli incontri riservati iniziali per sondare, non sapendo nemmeno quale fosse l'azienda, ma sapevano solo un'azienda italiana e di origine pubblica, non abbiamo organizzato incontri. Perché? Perché questo governo, lo devo dire perché diciamo, per alcune cose mi piace anche, per alcune iniziative, però questo governo tra un tweet e l'altro, tra una politica movimentista e di eccessivo scontro su certe tematiche, ha fatto scontare una, come dire, un pessimismo verso tutto l'intero sistema paese. Se aggiungi che siamo un'azienda di origine pubblica, quando si mette in discussione il sistema regolatorio, si parla di ripubblicizzare l'acqua, cioè chi vuole investire su un utility, quando vede che un quadro di governo è pronto a smontare la cornice normativa, non si fida. L'apice negativo c'è stato col ponte Morandi. È caduto il ponte, si è parlato di ritirare le concessioni ad Autostrade, giusto o sbagliato, io posso anche condividere, ma se fai una politica di questo tipo, poi gli investitori, il mercato, non l'Europa, il mercato dice allora tutto il sistema concessorio in Italia è a rischio. Io perché dovrei investire su un'azienda che vive di concessioni municipali se poi c'è qualcuno da un giorno, dal giorno alla notte, che le può ritirare? Quindi si fa troppa confusione tra Europa e mercati. I mercati non sono gente con la bombetta, il capitalista inglese del primi 1900. Sono anche persone, perché a differenza che in Italia ci sono persone come noi che investono. Vabbè, si è anche visto anche con i bot, no? Quindi, bot sono diciamo, non è tanto un giudizio negativo, è un giudizio di attesa rispetto a un governo che deve trovare una strada. Che ancora oggi vediamo. Allora, diciamo una cosa, Lisa, se aspettano il governo trovi la strada, secondo me si potranno borsa tra qualche anno, perché bravo. Mi sembra ancora per ora. No, ma diciamo sì, non mi sembra dire, noi siamo ponte. Un'azienda solida. Questa, sì, no, non è che sentito abbiamo solide, però anche un'importante liquidità, non è che cioè, abbiamo i nostri piani e aspettiamo, ci sono tante altre soluzioni per crescere. Io non sono affatto preoccupato, ecco, rispetto però a questo. Però per ora aspettate, diciamo. Questo non c'è dubbio, insomma, non c'è, di sicuro, insomma, non sembra è un fatto legato, ecco, a destra, è un fatto che deve riprendersi l'interesse nei confronti dell'Italia. Ecco, Maria ha parlato un po' di questa parte movimentista del governo, insomma, movimentista secondo me sta per Movimento 5 Stelle, ecco. No, dovrebbero fare meno tweet, ecco, perché poi no, tweet si fanno, ecco, dovrebbero fare più fatti. Perché meno quando lui diceva, insomma, che comunque gli amministratori di questa regione sono maturi, per cui insomma diciamo la visione da un punto di vista gestionale, amministrativa e imprenditoriale è, come dire, quasi condivisa, indipendentemente dalla sinistra e sinistra, probabilmente teneva fuori il Movimento 5 Stelle. Non c'è per fortuna il governo, a parte Livorno. C'è Livorno, insomma, è curioso, per fortuna dice Mari, però ecco, quindi il sindaco di Livorno, che dovrebbe essere per l'acqua pubblica, anche lui, no? Quando c'è stato una recente assemblea e ad agevolato la proroga da CEA, quindi anche lui è per l'acqua pubblica a casa di quell'altro. Anche perché la CEA adesso la controlla la Raggi, quindi insomma, appunto, voglio dire, ora esatto, le cose non insomma, mi aspettavo conflitto. Un po' più di coerenza, perché ecco, non si percepisce diciamo l'impostazione del 5 Stelle in Toscana. Quando è il momento di contribuire escono dalla stanza, ma comunque ognuno fa quello che riesce. Senta, per gli utenti della Toscana ci sono dei vantaggi essere clienti di Estra, non dico di fare pubblicità sulle bollette o no, perché questo poi allora, insomma. Allora, purtroppo c'è da dire una cosa, che la componente energetica della bolletta è la parte minore, è il 45%, sono tutte tasse e accise. Io sto facendo una battaglia a livello nazionale come vicepresidente di Utilitalia, perché ho raggiunto il vertice, qui è un riconoscimento ulteriore a destra, della più grande associazione delle aziende pubbliche, il presidente Valotti, presidente della 2A, io sono uno dei vice, sto facendo una battaglia anche sugli oneri di sistema. Oggi nella bolletta ci sono tante componenti poco leggibili, che sono il trasporto, le accise regionali, le accise nazionali, l'IVA. E l'IVA, pensate, si applica pure sulle accise, cioè l'imposta sull'imposta. Quindi le offerte commerciali, che nel caso di Estra sono tra le migliori, assolutamente, vi assicuro, soprattutto sul gas è la migliore, gravano notevolmente. Quindi ogni offerta che noi cerchiamo di essere molto seri e trasparenti, ce lo impone anche il nostro modo etico di affrontare il mercato, ma la componente energetica è così minoritaria che anche le offerte incidono pochissimo, no? È come quando scende il petrolio, la benzina non cala più di tanto, perché finché leva le il moltiplicatore è quello che è. Però ecco, cerchiamo di rappresentarci con onestà, e da un po' di tempo abbiamo rinunciato per esempio ai call center stranieri,
Cioè, siccome vendere energia è equivalente, no? Qual è la differenza tra una compagnia e l'altra? Alla fine non c'è valore aggiunto, quindi noi lo abbiamo cercato questo valore aggiunto, questa differenza rispetto all'altra azienda in un servizio di prossimità. Noi siamo ritornati indietro, quando sono entrato in Estra sembrava che Estra, anche giustamente per imitare modelli che funzionano, guardava modelli commerciali di tipo nazionale. Io invece ho cercato, e mi sono venuti dietro tutti i colleghi, di riportare Estra a un modello territoriale, di prossimità. Conclusi i rapporti, per esempio, con i call center stranieri. Meno male. Dobbiamo parlare la lingua del territorio, ma non per una questione. Ma telefonate voi valutazione. A casa o no? Assolutamente sì, ma con garbo, telefoniamo anche per sapere se il servizio è gradito. In casa nostra sono crollate le lamentele dell'80% circa, c'è la soddisfazione massima nei nostri clienti, poi qualche volta possiamo sbagliare anche noi, però ecco, ci stiamo orientando a un servizio di prossimità. Se scegli Estra, Estra la ritrovi, Estra la chiami e qualcuno risponde al telefono, hai i propri store, i propri agenti, siamo presenti nel territorio e soprattutto i risultati economici che sviluppiamo li riversiamo anche in tante iniziative a sostegno delle amministrazioni comunali, di associazioni sui campi culturali, sportivi, sociali. Quindi siamo un'azienda che, se scelta, ridà qualcosa al territorio, anche in termini di economia generale, di lavoro. Anche quest'anno abbiamo fatto un più 39 assunzioni, 97% a tempo indeterminato, quindi è un modello che cresce e funziona. Io volevo fare un appello, però. Prego. Approfitto per fare un appello, non chiamate a casa, cioè le telefonate a casa. Io dico sempre anche sono al cellulare. Sono la babysitter, purtroppo non se ne può più, abbiamo cambiato. Secondo tutto. Me non dà anche più. Un'impressione negativa. Io sapete cosa dovete dire, ma quando vi chiama l'azienda telefonica, vi dà fastidio o vi fa piacere? Vi dà fastidio. Quando provi a chiamarla l'azienda telefonica, che non trovi mai nessuno, vi incavolate o no? E allora bisogna prendere le distanze da questa follia in effetti, telematica. Devo dire, Estra, a me non però mi diciamo, noi più che altro chiamiamo, poi facciamo anche noi teleselling, facciamo anche noi le visite anche porta a porta con alcune agenzie, però più che altro tendiamo a chiamare i nostri clienti che magari abbiamo perso, a spiegargli, a chiedergli cosa sia successo, dove ci sia un rapporto. Ecco. Il peggio sono quelli del vino, se è mai successo e poi parte ma il disco. Ma di tutto, i quiz. No, però credo che guarda, su questi argomenti un serva una normativa a livello nazionale che ristabilisca le regole di ingaggio. Se vai in Inghilterra devi chiedere l'appuntamento anche per venire a casa mia. Cioè devi con garbo provare. Anche perché ci sono delle normative assurde sulla privacy, no? E poi sì, nei poi momenti entro, più... Sì, a scuola dire... tipo, no? Se non sapevo un figlio, sì, esatto. Cosa ha fatto, si impazzisce. La foto di classe. Sì, no. Dopodiché mentre sei a cena, in bagno, ti telefono. Siamo quasi alla fine, però io ho una curiosità. Avete visto in sovrimpressione che il piatto forte di Marie è la bufala calda? Io vorrei sapere che è sta bufala calda. No, ci dia un consiglio perché... No, è una cosa semplice che non pretendo di avere inventato, però una sera da giovanotto che arrivai in casa e c'era poco e niente nel frigorifero, avevo fame, dopo la discoteca presente, c'avevo un pezzo di bufala ancora buono, e un pezzo di cipolla di Tropea, dei pomodorini. Ma insomma, per un giovane tanta roba, perché... E io saltai, pensai di saltare così, mi viene distinto, saltai in padella questa bufala, leggermente scottata col pomodorino, la cipolla di Tropea, origano, olio extravergine d'oliva, e è venuto fuori un piatto incredibile che c'è anche in qualche ristorante ora d'Arezzo. Bufala calda, no? Si può fare anche col fior di latte. Un piatto straordinario, diciamo. Ok, grazie allora a Francesco Macri, presidente di Estra, grazie a Lisa Ciardi della Nazione, grazie a voi per essere stati con noi. Ci ritroviamo la prossima settimana, alla stessa ora, sempre qui su Teleinde.